Benvenuti a bordo, viaggiatori! Io sono Grizzly, puntata pasquale. Beh, probabilmente vi aspetta una due giorni molto ricca di portate, per cui vediamo di mantenerci leggeri, ma di parlare un po' anche di un argomento che ha a che fare proprio con questo periodo. Infatti in questa fragrante puntata di Diario di Viaggio on the road ho intenzione di parlarvi delle grigliate, per cui accendete le braci e cominciamo il vlog! Sale! No, scusate, sigla! Conosco uomini le cui capacità culinarie sono talmente assenti da non essere in grado neppure di bollirsi un uovo. Purtuttavia, di fronte a un barbecue, queste persone magicamente diventano dei provetti cracco della brace. Ora, una grigliata è un momento di incontro per familiari, per amici, per parenti, per vedersi tutti assieme, per fare qualcosa di simpatico e divertente tutti assieme, che non è solo il principio di andare a mangiare qualcosa che in parte è crudo e in parte è bruciato dalla brace. Naturalmente l'idea è tutto quello che sta nell'ambito circostante alla grigliata, andare in un posto in campagna da qualcuno, in qualche zona particolare dove si sta all'aperto, si sta all'aria aperta, si lasciano scaricare i bambini, si accende la brace, si prepara da mangiare, poi si mangia tutti assieme, così, sui piatti e sui bicchieri di carta, perché mo' quelli di plastica non si possono più utilizzare, oppure di ceramica e poi giù tutti a lavare i piatti. Beh, devo dire che, per esempio, noi in Protezione Civile, essendo particolarmente abituati a lavorare in cucina, ogni volta che abbiamo fatto delle grigliate particolari ci siamo divertiti tutti assieme, ma siamo riusciti anche a gestirci in maniera piuttosto efficace. È capitato qualche anno fa di fare, per esempio, una grigliata nella casa di campagna di un amico. La moglie, un po' preoccupata dall'idea, ma bisogna lavare le pignate, bisogna sistemare le cose, allora noi l'abbiamo detto: signora, guardi, lei intanto peli le patate, che noi cerchiamo di fare il resto, proprio per distrarla. Nel frattempo noi siamo arrivati a lavare completamente tutte le pignate, la griglia e tutto quanto, e siamo abituati a fare questo come lavoro di cucina in Protezione Civile, quindi una cosa abbiamo fatto molto rapidamente. Ma guardare la grigliata per tutto il divertimento che c'è, sicuramente è qualcosa che dice «Wow, che bello, una bella giornata tutti assieme, così in campagna, all'aria aperta, con i bambini che si scaricano, con gli adulti che possono divertirsi, fumare una sigaretta, non fumate che fa male, bere un bel bicchiere di vino, parlare tutti assieme del più e del meno». Però guardando attentamente a quello che c'è dietro una grigliata, saltano fuori tante piccole e grandi cose che non è detto che siano del tutto positive. Per esempio, vi sono persone che non sanno cucinarsi un uovo, ma che riescono a gestire una grigliata. Ci sono persone che non sanno cucinarsi un uovo, e anche davanti a una grigliata quello che sanno fare è sedersi con un bel fazzoletto al collo, forchetta e coltello, dai che si mangia. E quindi ci sono delle persone che dovranno occuparsi di procurare la roba da mangiare, di accendere la griglia, di andare a fare tutto quanto, e ecco che già fare una grigliata, soprattutto se si è in tanti amici, ma se si è in pochi, quelli che effettivamente lavorano, può diventare un'occasione per divertirsi per tutti quanti, ma un'occasione per sgobbare maledettamente per qualcuno. Ora, per carità, alla fine della giornata il bilancio sicuramente è positivo, è stata una giornata in cui ci siamo divertiti tutti quanti, ma per qualcuno può essere una giornata veramente massacrante, cominciata magari il giorno prima andando a comprare la roba da mangiare, ad andare a grigliare, andando a ripulire il barbecue, andando a prendere il carbone o la legna, a portarsi tutta l'attrezzatura, a caricarsi tutta la roba, a preparare le bevande, ad andare a comprare il vino, eccetera, eccetera, e poi caricare la macchina, prepararsi tutto quello che serve per andare magari in aperta campagna dove non c'è nulla, quindi bisogna portarsi il tavolo, le sedie, la tovaglia, i piatti, le posate, la roba da mangiare, i condimenti e via discorrendo. Se si tratta di andare a fare una grigliata di carne, bisognerà preparare la carne anche il giorno prima, metterla in concia, nel salmoriglio,
prendere, che prenda tutti i sapori, eccetera, eccetera. È un lavoro piuttosto complesso, un lavoro abbastanza complesso, che appunto quello che viene da dire è sì, ok, è bello organizzare una grigliata tutti assieme, ma l'importante è che poi la grigliata non sia un'occasione di svago per tutti e per quei poveri 2-3 che sono i soliti amici che sanno cucinare diventa un lavoro massacrante, cominciato il giorno prima preparando la grigliata e finito il giorno dopo quando bisogna togliere il barbecue, ripulirlo, togliere tutta la roba, lavare il frigorifero, lavare i piatti, lavare tutte le pignate, lavare tutto quello che è stato utilizzato. Ecco che la grigliata diventa una cosa divertente se tutti quanti ci si può divertire, ma ognuno ci mette il suo impegno. E devo dire che non sempre è così. Quindi ecco la mia domanda. Voi che tipi siete? Vi capita di andare a fare grigliate con gli amici? Vi capita di andare a fare grigliate con gruppi molto grossi, magari con 2-3 famiglie tutti assieme? Siete persone che non sapete bollire un uovo? Siete persone che ve la cavate abbastanza bene in cucina e quindi ve la cavate anche nella gestione delle grigliate? Siete cracco della brace, anche se poi non sapete bollirvi un uovo? Ma soprattutto, quando andate a fare delle grigliate, quello che poi vi resta è il bilancio positivo alla fine della giornata o una quantità industriale di pignate da andare a lavare? Parliamone nei commenti qua sotto, oppure su Twitter con l'hashtag DDPOTR. Raccontatemi un po' come sono le vostre grigliate, raccontatemi un po' se ci ho beccato nel dire che ci sono quelle persone che sono costrette a fare i muli per tutti quanti, però alla fine si riesce comunque tutti quanti a divertirsi, oppure ditemi se non siete d'accordo, se comunque avete fatto solo grigliate in cui tutti quanti ci si divertiva, però ognuno metteva del suo per evitare che ci fosse il singolo muro. Sappiate che di per sé sì, a me è capitato di partecipare a grigliate dove ho cercato di dare una mano, perché ci stava solo un muro e 50 persone che aspettavano da mangiare con forchetta, coltello e tovagliolo, praticamente, Bene ragazzi, io sono Grizzly, anche per oggi abbiamo concluso questo breve viaggio. Se volete darmi una mano a sparecchiare, vi ricordo di mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, anche su WhatsApp o Telegram. In questo modo automaticamente si comincia a lavare già un po' di pignate e mi si alleggerisce un po' il lavoro. Vi ricordo, se non l'avete già fatto, di iscrivervi al mio canale YouTube. È gratuito e assumerete subito quel buon profumo di nuovo iscritto che ci piace così tanto, che tra l'altro contribuisce anche a togliere quel cattivo odore di brace consumata che si ha alla fine di una grigliata media. Inoltre, se seguite il mio canale Telegram, lo trovate linkato sul doobly-doo e sulla scheda, bello caldo caldo, riuscirete anche a ricevere una notifica ogni volta che pubblico un nuovo video e ricevere occasionalmente piccole curiosità e dietro le quinte riguardo ai video che devo realizzare. Infine, se c'è un argomento che vi piacerebbe io trattassi in Diario di Viaggio on the road, potete farmi sapere anche quello in un commento qua sotto. Io sono Grizzly e questo è tutto, spero sia stato di vostro gradimento. Per cui, come sempre, grazie, ciao a tutti e ci vediamo alla prossima!